Sì, così meglio. Okay. Allora, durante la prima data che c'è stata presso l'aula consigliare del comune di Ladispoli, abbiamo parlato del libro. Ho ringraziato tutti i coautori, tutte le persone che hanno lavorato con me alla realizzazione di questo libro. Che va a chiudere quindi tutte le cose belle che sono state fatte nei precedenti due volumi. Io, avendo parlato in generale di tutto questo e avendo anche descritto un po' in generale tutto quanto, in questa presentazione e nelle prossime che ci saranno, nelle prossime insomma, presentazioni o occasioni delle quali avrò la possibilità di parlare di questo splendido libro, mi concentrerò su qualcosa nello specifico che abbiamo trattato e che ho ricostruito io personalmente, e in questa occasione vorrei parlare in particolare di Pompeo e della villa di Pompeo, perché è una delle cose che ho ricostruito proprio per questo libro. E ringrazio in particolare tutti quanti, veramente Enzo Paliotta che ha fatto un'introduzione magistrale, tutti quanti perché mi hanno supportato. E una volta, quando stavo ricostruendo la villa di Pompeo, mi sono chiesto: ma la Dispoli sarà stata pompeiana o cesariana? Inevitabilmente ho detto pompeiana, siamo repubblicani, quindi non siamo cesariani, perché ovviamente la tradizione è legata proprio a questa villa. Addirittura in qualche fonte mi pare di aver letto che Cesare ebbe anche un po' di timore a sbarcare sulle nostre coste, perché aveva paura che qualche pompeiano fosse nascosto da qualche parte e poteva assassinarlo, no? Quindi prende a più conferma questa cosa. Cicerone, esattamente. Cicerone ha detto tante cose. Una delle cose che mi ha detto una persona alla fine dell'altro splendido incontro è stato: che bello, grazie alle tue ricostruzioni sono riuscito a capire che Roma, l'antica Roma, era colorata. Io studiavo il neoclassicismo, le opere erano tutte bianche, pensavo che anche nell'antica Roma, antica Grecia, le statue fossero bianche. E invece un bel giorno qualcuno ha trovato questa statua di Augusto nella villa di Livia Drusilla e l'hanno trovata con qualche avvilimento qua e là che sbucava. Allora è possibile che oltre alle splendide pareti colorate anche le statue probabilmente dovevano avere dei colori sgargianti, sontuosi e belli, e in effetti è stato proprio così. Quell'erma di fronte che si trova proprio nella villa di Pompeo, quello era colorato, i portici, tutto era colorato, colori accesi, forti, vivaci, a Pompeia, del Colato, insomma abbiamo visto tutto questo, e tutto questo avremmo visto nella villa di Pompeo, proprio nella villa di Pompeo Magno. È una cosa rarissima, perché l'appellativo Magno di solito a chi si dà? Solitamente lo danno a un personaggio che è legato alla Chiesa, soprattutto Gregorio Magno, Costantino il Grande, no? Perché fece in modo che la religione cristiana fosse religione licita, quindi la religione lecita, no? Riconosciuta dall'impero. Alfredo il Grande, questo re d'Inghilterra che fermò i vichinghi pagani, quindi vedete c'è sempre Carlo Magno, quindi coronazione 800 dopo Cristo. Però ci sono due personaggi almeno nella storia che invece si sono conquistati l'appellativo di Magno pur essendo pagani. Uno è Alessandro Magno e l'altro è Pompeo Magno. Quindi vedete, cioè non è facile conquistare un titolo così di una certa importanza, di una certa rilevanza, senza avere una correlazione con la religione cristiana. E questo personaggio ha vissuto, ha visto le nostre coste, le ha respirate, perché era la villa di Pompeo ed è un personaggio importantissimo, indissolubilmente legato a chi? Pompeo, a Giulio Cesare. Inevitabilmente è legato
a quello che fu prima amico e poi nemico, per tutta una serie di motivi. E quindi inevitabilmente anche le idi di marzo sono legate un po' a Pompeo e alla storia della disputa. Poi capiremo perché. Perché questo? Perché Cesare muore il 15 marzo del 44 avanti Cristo, il giorno delle idi, il giorno nel quale Roma festeggia Anna Perenna, che è una divinità. Che fanno i romani quel giorno? Fanno quello che facevamo noi a Pasquetta. A Pasquetta noi andiamo a fare il picnic, e loro andavano a fare il picnic sulle rive del Tevere. E loro facevano questo. Il 15 marzo c'era questa usanza, si festeggiava perché era una dea che portava gioia, una dea che portava allegria, che portava colori, che preannunciava la primavera sostanzialmente. Noi sappiamo che il tragitto che fa Cesare fino alla curia, che momentaneamente era stata spostata nel teatro di Pompeo Magno, quel periodo lì, attraversa anche Piazza Venezia, e in quella zona Cesare fu avvertito per l'ennesima volta che qualcuno voleva ucciderlo. Non andare, Cesare, perché qualcuno vuole ucciderti. Quindi fu avvertito, però se non sbaglio non riuscirono ad avvertirlo, anche adesso che ci penso non riuscirono ad avvertirlo, però c'era una persona che voleva avvertirlo. Da Piazza Venezia fino all'Arco Argentina ce ne vuole una bella camminata, perché chi l'ha fatto? Cesare comunque ha proseguito. Perché poi c'è una cosa particolare che lo differenzia tra Pompeo e Silla: lui la scorta non la voleva, perché lui diceva: anche in questo devo far vedere che sono più grande dei miei predecessori, perché io sono quasi divino, quindi le persone quando mi vedono devono avere timore di me, io nutro, cioè devono avere rispetto e timore solo perché io sono Giulio Cesare, quindi io non ho bisogno della scorta, non me ne faccio nulla della scorta, nessuno oserà uccidere Cesare.